Questa situazione di isolamento poi è rafforzata dagli usci chiusi, anche questa espressione ritorna di continuo, sono gli usci chiusi per lui ovviamente, e dall'abbaiare del cane, che è il cane di casa, dei Malavoglia, che non lo riconosce però, perché lui è stato 5 anni ai ferri. Questa situazione di solitudine, il mare non ha paese nemmeno lui, no? C'è inizialmente una solidarietà col mare, c'è una corrispondenza. Soltanto il mare ribrontolava la solita storia lì sotto, in mezzo a fariglioni, va bene, qui questo è il primo segmento, perché il mare non ha paese nemmeno lui, secondo segmento, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole. Questo abbiamo la prima parte del periodo, poi abbiamo un anzi che costituisce un'inversione di marcia, è una versativa fortissima, anche se inavvertita. Ansia da citrezza ha un modo tutto suo di brontolare, primo segmento rittico, e si riconosce subito al gocogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, secondo frammento, e parla a voce di un amico, terzo frammento. Ora, il cambio di marcia sta nell'anzi, perché prima c'è la solidarietà col mare. Diceva De Benedetti che qui si spalanca di fronte al lettore l'archetipo del senza terra, del senza paese, del senza terra, di colui che è costretto ad andare di mare in mare, lontano dalla propria patria, mito e archetipo, lontanissimo. Ma il personaggio si rispecchia nel mare, c'è proprio una situazione di corrispondenza. Quando l'anzi nega questa corrispondenza, perché una cosa è il mare in generale, c'è il primo momento di adesione, di solidarietà, ma di colpo viene in mente che ad Acitrezza il mare ha un modo tutto suo di gorgogliare, è un mare specifico, un mare unico, e questo mare unico Ntoni lo perderà per sempre. E quindi al momento positivo, no, della solidarietà col mare segue il momento della dolorosa lacerazione da questa positività.